anni fa il Parlamento approvava la legge sugli ecoreati, ne parliamo con l'onorevole Stefano Vignaroli, a cui chiediamo appunto quali sono i risultati raggiunti finora grazie all'introduzione di questa legge. Ma innanzitutto lasciatemi dire che sono e siamo un po' tutti orgogliosi di questa legge che abbiamo far nascere, se ne sentiva l'esigenza già da più di 20 anni e quindi nella scorsa legislatura siamo riusciti a creare la giusta convergenza e sinergia tra le varie forze politiche, ma non solo quelle politiche, per far approvare questa legge. Diverse forze, soprattutto quelle industriali, erano molto preoccupate che questo poteva in qualche modo creare un rallentamento delle problematiche che possiamo dire che non sono accadute, fortunatamente. Noi come Commissione già nella scorsa legislatura, visto i poteri che la legge ci conferisce, abbiamo monitorato gli effetti di questa legge che però era soltanto a 6 mesi dall'attuazione. Già in quel quadro che abbiamo fatto nella nostra relazione abbiamo dimostrato, insomma, con i dati, con l'applicazione, che la legge stava funzionando, insomma. Adesso sono passati 6 anni e quindi credo che è giunto il momento. Noi come Commissione abbiamo ritenuto opportuno di ripetere questa analisi. E abbiamo fatto un protocollo d'intesa con la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e stiamo vagliando, insomma, tutte le casistiche dell'applicazione di questa legge. Quindi a breve faremo una relazione proprio per, come abbiamo fatto la scorsa legislatura, per verificare se questa legge funziona o meno, continua a funzionare o meno. E se eventualmente necessita di qualche correttivo. Da un lato c'è il problema dell'inquinamento da PFAS, dall'altro c'è stato il recente scandalo delle 150.000 tonnellate di fanghi contaminati, spacciati per fertilizzanti e smaltiti nei terreni agricoli in provincia di Brescia. Come si sta muovendo la Commissione Ecomafie al riguardo? Per quanto riguarda la recente vicenda di Brescia, siamo in contatto con la Procura, abbiamo chiesto l'ordinanza, così cominciamo un po' a analizzare la vicenda. Per quanto riguarda in generale i fanghi, è la prima volta che una commissione parlamentare si occupa specificamente di questo tema e quindi riteniamo molto delicato. In particolare stiamo affrontando il tema della depurazione delle acque. Della relativa produzione di fanghi, che è un tema molto importante perché siamo in procedura di infrazione, quindi è un tema nazionale. Molte realtà italiane non fanno correttamente la depurazione delle acque urbane in particolare, e noi ci siamo concentrati ovviamente sulle regioni e sulle zone che hanno maggiori difficoltà, in particolare la Sicilia. Basti pensare che 8 comuni su 10 non sono in procedura di infrazione, ma questo non si chi non è in procedura di infrazione non significa che la depurazione delle acque funziona bene. Quindi stiamo facendo un grande lavoro di analisi che anche questo a breve, insomma, pubblicheremo. Per quanto riguarda i PFAS, è un'altra tematica molto importante che già nella scorsa legislatura ce ne siamo occupati, noi continuiamo il nostro lavoro, abbiamo allargato un po' il campo, non solo occupandoci del Veneto e della Miteni, ma anche allargando un po' al Piemonte, tutta la Valle del Po, ma è un problema che seppur in concentrazioni minori, questa sostanza dannosa per l'ambiente si sta attraverso le falde acquifere. Si sta mano a mano espandendo in tutto il territorio italiano. Proprio in questi giorni noi abbiamo audito il professor Foresta che sta facendo degli studi sulla pericolosità dei PFAS, non solo quelli di vecchia generazione, ma anche quegli ultimi scoperti e prodotti che attualmente li stanno producendo ad Alessandria, in Piemonte, quindi stiamo mettendo un allarme generale perché bisogna rivedere un po' la normativa, visto che anche lo Stato
Stato italiano ancora non si è dotato di limiti per quanto riguarda la presenza e l'emissione nello scarico di queste sostanze. Quindi non vorremmo che il problema, che già è grave, è difficilmente risolvibile perché sono sostanze che viaggiano nell'acqua, non vorremmo che si continuasse a trascurare questo problema. Adesso parliamo del Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi. E cosa è emerso nell'ultima audizione della Commissione Ecomafie? E perché è fondamentale un Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi per l'Italia e soprattutto per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente? Abbiamo fatto una relazione e approvato una relazione proprio recentemente, quindi sicuramente il tema adesso è caldo perché è uscita la carta, insomma, che dovrebbe delle aree potenzialmente idonee che dovrebbe ospitare il sito di Deposito Nazionale. Allora, innanzitutto è importante che noi istituzioni, anche voi, mass media, cioè tutti i giornalisti, lanciate questo problema e questo messaggio, perché parecchie persone che mi capita di sentire, il primo approccio è: ma perché noi dobbiamo fare un deposito di scorie nucleari, che noi non abbiamo, il nucleare l'abbiamo abbandonato ormai tanti decenni fa? Noi purtroppo le centrali nucleari ce le abbiamo ancora, sono quelle passate, però non basta chiuderle, girare a chiave, insomma, un cancello per dire di aver risolto il problema. Queste centrali vanno smantellate. Smantellandole c'è una grossa produzione di rifiuto, sia di alta attività, ma anche di bassa e media attività. E poi ci sono anche i rifiuti di attività di ricerca scientifica, anche medica, che producono costantemente un rifiuto radioattivo, se tutto il passare. Bene, affinché questo decommissioning, cioè questo smantellamento di queste centrali, sia il più celere possibile, c'è bisogno di un deposito dove portare i rifiuti prodotti. Altrimenti, attualmente, per il poco smantellamento che si è fatto, i rifiuti sono tenuti nelle centrali stesse, quindi non si può procedere in maniera spedita e completa. Occorre un deposito. Questo deposito innanzitutto è una fonte di investimento, perché parliamo di 900 milioni di euro fatto in sicurezza come deposito, e parliamo di 4.000 posti di lavoro nella costruzione e 1.000 nella gestione di questo deposito. Ci sarà presente anche un centro di ricerca, quindi sarà comunque una fonte di reddito interessante per il comune che lo ospiterà. Attualmente, forse in pochi lo sanno, noi nelle bollette elettriche paghiamo ogni anno circa 300 milioni di euro che vanno e servono appunto per gestire questi rifiuti. Ovviamente, non avendo un deposito, la gestione e lo smantellamento di questi siti è lungo. Si prevede che se dovessimo costruire un deposito unico, comunque sia, finirà il processo di smantellamento nel 2036. Quindi noi fino al 2036 continueremo a pagare questa cifra, che insomma è relativamente alta, e se non dovessimo costruirlo, a parte che rischiamo una procedura di infrazione europea, ma significa allungare ulteriormente di più queste tempistiche e allungare di più quindi i costi, senza considerare che attualmente questi rifiuti radioattivi non sono tenuti con la massima sicurezza e idoneità che solo il Deposito Nazionale può garantire. E quindi è fondamentale rimboccarci le maniche e procedere con quest'opera, che sicuramente sarà vista dai residenti che eventualmente la ospiteranno, sarà vista in maniera negativa. Però io sono stato anche in Spagna, dove c'è già un deposito di rifiuti radioattivi che è molto simile a quello che dovremmo ospitare noi, e posso assicurare che perlomeno nel breve e medio periodo, ma anche nel lungo, se mantenuto la giusta tutela, insomma, è semplicemente un deposito, ecco, non è che si fa produzione o energia nucleare, ecco, quindi è sicuro.